Il calcio è come la religione. Ci sono i misteri gaudiosi e ci sono i misteri dolorosi. Sono stati molti i momenti della sua vita di presidente. Momenti in cui Silvio Berlusconi ha fatto ricorso a questa consapevolezza. La sua massima per eccellenza. Quella che sta ricordando anche adesso, anche in questi attimi, mentre sta riabbracciando Papa Luigi e Mamma Rosa. Da tutto questo se ne ricava un approccio nei confronti del calcio diverso dalla media. Silvio Berlusconi non ha mai avvertito o espresso alcuna avversione nei confronti di nessuna squadra rivale, nemmeno nei confronti dell'Inter, nemmeno nei confronti della Juventus, le storiche rivali tradizionali del suo Milan. E quante volte dopo la partita, al ritorno negli spogliatoi, è passato prima dagli avversari per stringere la mano e congratularsi, prima che dai suoi ragazzi. Proprio così, in fondo, erano proprio i suoi ragazzi e quindi i suoi campioni potevano anche attendere. Anche se in fondo, loro, erano sempre in prima fila. Quando paragonava deliziato le evoluzioni di Marco Van Basten a quelle di Rudolf Nureyev, o come quando si interessava personalmente per far ricoverare e operare nel migliore dei modi possibili il papà di Andriy Shevchenko, oppure quando interveniva anche nei rapporti personali, nei matrimoni delle glorie del suo primissimo periodo milanista, per risolvere, per dare serenità ai ragazzi della sua squadra. Pronto, presidente? E lui c'era sempre quando i suoi cavalli di razza chiamavano, o per chiedere conforto, o per sfogarsi in un momento particolare. Lo faceva Demetrio Albertini, lo faceva Clarence Seedorf, lo faceva Super Pippo Inzaghi, lo facevano in tantissimi. Come un papà, come quel papà che ha avuto lui, Luigi Berlusconi, grande milanista, sempre presente a San Siro nei primi anni dell'epopea di suo figlio. Luigi, come il figlio di Silvio, altro innamorato dei colori rossoneri. Papà, vorrei vederti più spesso in TV a parlare di Milan, tu sei il Milan. La frase che tanti anni fa Luigi Junior rivolgeva a papà Silvio. Non ha mai avuto l'ossessione della vittoria Silvio Berlusconi, ma ha sempre amato altri aspetti del calcio, dello sport, del pallone. Voleva che i suoi giocatori venissero convocati in nazionale e che la nazionale azzurra giocasse un bel calcio, che i tifosi venissero ospitati negli stadi in maniera confortevole, che non ci fossero violenze o tensioni, che non si fischiassero gli avversari. Già, sorrisi, sempre sorrisi, anche quando gli riferivano le battute degli avversari che punzecchiavano: lo storico avvocato interista Peppino Prisco, la bandiera rossonera divenuto tecnico juventino Giovanni Trapattoni. Ma mai nessuna risposta pepata da parte di Berlusconi, al massimo una barzelletta. Il primo a stimolare e criticare la squadra dopo una vittoria, il primo a proteggere e tutelare la squadra dopo una sconfitta. Un solo grande rimpianto per lui: non aver mai allenato il suo Milan. Aveva tutto chiaro, tutto in testa, gli mancava solo il tempo, la televisione, l'imprenditoria, la politica. Ah, se potessi allenarli io i ragazzi andrebbe tutto così bene. Ecco perché suggeriva la formazione ai suoi allenatori ed ecco perché tanti giornalisti riconoscevano che in effetti tutti i presidenti del mondo facevano la formazione, ma che lui, il cavaliere, era l'unico ad ammetterlo. Quanto gli è mancato il suo Milan dopo il passaggio di proprietà, quando è passato dalla cronaca alla storia. Una parte del sole in tasca che ha sempre portato con sé per tutta la sua vita era come se si fosse rabbuiata. Ma ha compensato il press, parlando anche negli anni successivi al 2017, sempre con affetto e passione della sua squadra, dell'allenatore, della tattica, degli attaccanti che devono stare vicini alla porta per poter tirare e fare gol. Da visionario ha sognato una favola appassionante. La realtà è stata di gran lunga superiore al sogno stesso. È questa la grande, immensa, eterna, profonda eredità di Silvio Berlusconi.